Eccoci qui, seconda parte di Presto Presto. Ospite Cristian Ianzante, doppiatore di fama internazionale, oltre che amico. Buongiorno. Buongiorno internazionale Cristian, non direi. Internazionale non direi, anche perché un doppiatore è nazionale. No, è nazionale, ma se ti, ma se ti vedono in America e ti vede un italiano, che anzi ha la possibilità di vedere i film italiani che sono tra, poi diciamolo, tra i migliori anche per quel che riguarda la qualità del doppiaggio, ecco che siamo alla fama internazionale. Cristian Ianzante, dicevamo, abruzzese, attualmente sta facendo tante cose, poi vedremo anche quelle che sono le sue attività, ma oggi siamo qui anche per parlare di sport in questa seconda parte di Presto Presto. Cristian, tra le altre cose, grazie anche al suo passato nella televisione, conosce bene tutti quelli che sono i vari anche retroscena del mondo del giornalismo sportivo, possiamo dirlo. Diciamo, no? Che riconoscevo. Ma in realtà lo sport è più un ricordo, perché oggi, a parte che lo seguo poco, per questioni pure legate, insomma, a situazioni lavorative. Io il sabato e la domenica spesso lavoro a Firenze, qui a Pescara, con i corsi di recitazione, di doppiaggio, eccetera eccetera, ma poi in generale non lo seguo tanto, però sì, l'ho seguito molto perché ci lavoravo nelle televisioni abruzzesi e quindi all'epoca era necessario, insomma, quotidianamente realizzare servizi. Ricordi anche il Pescara, quel famoso Pescara di Galeone? Insomma, lo ricordo alla grande, perché stavamo sempre lì, quindi ricordo, a parte Galeone, che era un personaggio incredibile, ma Gasperini, ricordo Rocco Pagano, ricordo Leo Junior, ricordo Cristiano Bergodico, anche rivisto poi diverse volte negli anni a Roma. Insomma, ricordo i giocatori dell'epoca, alcuni di questi ancora fanno parte del mondo del calcio. Poi mi ha fatto piacere, insomma, vedere Eddie Reia che allenava la Lazio, no? Reia che io e te, insomma, ricordiamo benissimo in quella settimana a Levico Terme nel 1900, mi sembra 89. Insomma, sì, ho tantissimi ricordi. Era il Pescara anche di Edmar, di Leo Junior, di era il Pescara di Bacas Liskovic, sì, e di Scibilia. Era un Pescara di Serie A, così come del resto questo, che è partito maluccio nella prima fase, poi ha avuto un periodo qui il Pescara si è ripreso, ma adesso negli ultimi due turni sono arrivate due sconfitte. Ci sarà domani appuntamento. Diciamo che siamo un po' alle solite, però io mi ricordo le partite 6-0 col Napoli, mi ricordo, sì, cose Napoli incredibili. Quello per la verità era un 8-2, però 8-2, penso, mi ricordo una brutta sconfitta. No, ricordo solo per una brutta la sconfitta. Clamorosità del risultato, il clamore del risultato sicuramente, però dobbiamo dire che adesso il Pescara è tornato in Serie A, questa partita è molto attesa. Adesso, Cristian, se sei d'accordo, andiamo a vedere un'intervista a De Luca, che è un giocatore attaccante dell'Atalanta che avrebbe anche potuto vestire la casacca biancazzurra nel corso dell'estate, è stato inseguito dal Pescara. Andiamo a sentire che cosa dice De Luca su questa partita di domani, cui appunto il Pescara giocherà in casa ore 15 con l'Atalanta. A fra poco. Scendo questa categoria, che comunque c'è tanta differenza alla Serie B, quindi ancora al massimo non mi sono espresso, perché comunque conosci, comunque giochi con altri giocatori che hanno magari più qualità, magari alcuni schemi ancora li devi bene capire, i meccanismi, però penso che alla lunga si vedrà il vero De Luca, e spero che si vedranno anche un po' di gol dal De Luca che è di solito. Però penso che per noi Pescara sia, secondo me, la partita più importante ora come ora del campionato, perché comunque diamo una svolta se vinciamo e guardiamo la classifica anche in un altro modo. Poi comunque loro, penso che in casa loro vorranno vincere a tutti i costi, quindi anche lì secondo me ci saranno molti spazi e dovremo essere, ci sarà da soffrire, noi saremo pronti a soffrire, e sicuramente ci sarà poi da subito far capire che alla fine della partita la vogliamo portare a casa noi. Molto mi manca il gol, perché comunque penso che
indipendentemente da qualsiasi attaccante, alla fine speri sempre di segnare, no? Però alla fine più ci pensi, più non arriva. Quando meno te l'aspetti, il gol arriva. Quindi manca il gol, questo è sicuro, però sono anche consapevole che comunque, anche se non segni, devi anche fare un lavoro per la squadra, che magari è ancora più importante. Poi indipendentemente di chi fa gol, domenica era importante prendere i 3 punti. Sicuramente spero già da domenica di segnare, perché sicuramente dopo 8 giornate che non fai gol bisogna da rivedere qualcosa, quindi speriamo di segnare già col Pescara, se no andiamo avanti così e poi speriamo bene. Eccoci di nuovo in studio, abbiamo sentito De Luca, attaccante molto temibile, ci sarà anche probabilmente anche Dennis nella formazione di Colantuono, Cristian Jansante si schermiva, prima diceva non seguo tantissimo il calcio. Ed è vero questo, però è pur vero che quest'anno, in seguito alla promozione del Pescara, hai prestato la tua voce, una voce che hai prestato per la verità a tantissimi attori, ma hai prestata quest'anno alla cavalcata del Pescara. Sì, un filmato di un amico quindi, che mi ha telefonato e ha detto guarda, mandami questo testo se riesci a farmelo, che sto realizzando un DVD, sì, diciamo, dalla Z realizzato da Walter Bucciarelli. Sì, da Walter, io non sapevo cosa stesse facendo, gli ho mandato una cosa che poi quando ho riascoltato io ho sentito anche un po' scollata dalla situazione, nel senso che io ero così tutto un po' serio, tranquillo all'interno giustamente di una festa. Oggi sei ultra modesto, ultramodesto, cioè. Però diciamo che la voce di questa cavalcata del Pescara, per chi non lo sapesse, è di Cristian Jansante. Cristian Jansante, che comunque ha prestato, dicevamo, voci a attori di fama internazionale. Beh, loro possiamo dire. Sicuramente con Bradley Cooper, ma anche in passato Johnny Depp, sì. per fare qualche esempio collegato al passato. Se vuoi ricordarci qualcuno dei film. Il primo forse è stato The Ewan McGregor in un film intitolato Trainspotting. Indimenticabile film. Sì, un film che ormai è diventato un cult generazionale, insomma, un film del 1996. Non esistono film del passato, esistono film belli e film brutti. Questo era un film molto bello. Assolutamente sì, però per quanto mi riguarda, insomma, 16 anni sono tanti, ero un ragazzino ancora. E poi, vabbè, insomma, film che sono rimasti, direi, proprio nella storia del cinema, come Shakespeare in Love, come Intelligenza Artificiale, come Memento, come... Qual è l'attore che ti senti più vicino? Johnny Depp? No, non so. Vabbè, oggi Depp, è un po' il Luca. No, vabbè, ma Johnny Depp l'ho fatto solo in Paura e Delirio a Las Vegas, in realtà. Cioè, Johnny Depp un attore, dovessi scegliere un attore? Ma oggi direi forse Bradley Cooper, perché è un po' così, è un primo attore ma anche carattere, quello che piace a me, cioè lasciarsi andare anche a cose un po' sopra le righe. E soprattutto perché l'ho doppiato 7 volte in tutti i suoi ultimi film, da Una notte da leoni in poi, fino all'ultimo The Wars, che è attualmente nel cinema, direi lui. E nella prima fase invece, nella tua prima fase? Ma guarda, ti dico, ci sono tanti attori, perché poi di solito si finisce sempre a parlare di cinema, no? Ma il doppiatore è uno che doppia tanti prodotti televisivi, oggi, anzi forse vive grazie ai prodotti televisivi, oggi noi già da qualche anno vediamo delle serie che sono bellissime, molte sono fatte meglio dei film, no? Quindi sono legato a molte serie, potrei farti un elenco infinito, non lo faccio perché altrimenti vi annoierei e staremo qui ore, però eccomi, ma per esempio il Dottor Who che per diversi anni ho doppiato, dico diversi anni perché il Dottor Who esiste dagli anni 70, ma ogni 3-4 anni cambia attore, anzi devo dire il mio è stato in tutta questa lunga corsa quello che è rimasto di più, quindi ho doppiato credo per 4 addirittura 5 serie. E il personaggio invece, abbiamo detto l'attore, invece il personaggio che senti più vicino a te?
Guarda, in questo momento non te lo so dire, forse Cristian Nianzante. Non so perché. Guarda. Vabbè, è già una grande cosa. No, perché insomma, facendo tantissime cose ti affezioni a tanti personaggi, ma nello stesso tempo li dimentichi perché poi ti piacciono di più quelli che hai fatto recentemente. Cioè, io ti direi, per esempio, Gifted Man è una serie che non è ancora partita, andrà su Rai 2 tra qualche settimana. Sono 16 puntate. Io faccio Patrick Wilson, un attore doppiato su tre film, in tre film di circuito. Ed è una serie molto molto bella che avrebbe la pretesa di sostituirsi a serie che parlano di medicina tipo IAR, tipo Dr. House. Non so se avrà lo stesso successo, naturalmente questo non lo può dire nessuno, però ecco, per esempio, quello è un personaggio che mi è piaciuto moltissimo. Sei anche la voce di Fox su Sky, voce di Radio 24, sì, mi piace ricordare, insomma, la voce anche mi piace perché la di solito, ripeto, parliamo soltanto e sempre di film, ma una voce che lavora a 360 gradi può fare tante cose. Io sono voce di un canale come Fox che esiste ormai da 8 anni su Sky. Sono stato la prima voce di Fox e di tutto il gruppo Fox, e di Radio 24, che è la radio del Sole 24 Ore, di Confindustria. Insomma, è una punta d'orgoglio per un ragazzino che ha cominciato nel 1978 in una radio di Chieti Scalo che si chiamava Radio Gamma, e essere voce appunto di un emittente così importante come Radio 24. E poi tantissimi documentari che faccio dalla Storia Siamo Noi. Tanti documentari anche da Storia Siamo Noi ormai da 7-8 anni, a tanti prodotti che vanno su History, su National, molti anche veramente interessanti e avvincenti. Quindi mi piace ricordare questa cosa, perché io anche come speaker televisivo ho iniziato nella vecchia TVQ proprio qui a Pescara, tanti anni, più di ormai 20 anni fa, 25-26 anni fa. Con Elia Iezzi, che anche lui doppiatore nella prima fase, ovviamente, sì. la tua carriera è stata diversa. Se non ci fosse stato lui, né io né Roberto Pedicini avremmo fatto questo mestiere. Dicevamo la voce, ma anche il sogno. Se sempre stato, siamo un po' sulla notizia, è sempre stato appassionato, proprio innamorato dei Pooh. L'occasione ti è stata fornita dal 1° dicembre, visto che i Pooh verranno qui a Pescara. Verranno il 1° dicembre a Pescara, però in realtà la tournée è iniziata ieri a Grosseto. La tournée però per quel che riguarda te, diciamo, la notizia è che tu presterai la tua voce il 1° dicembre con un monologo iniziale al concerto dei Pooh che ci sarà il 1° dicembre a Pescara. È un sogno che si realizza, no? Beh sì, vabbè, insomma, io all'epoca sentivo insieme ai miei amici, avevamo un gruppo, suonavamo eccetera, sentivamo i gruppi dell'epoca che erano appunto i Puma, anche la PFM, il Banco, che ne so, mi ricordo, insomma, i New Trolls, che erano quelli che facevano la musica italiana degli anni 70-80, e oggi esistono, cioè sono rimasti, diciamo, soltanto i Puma. Penso che io per diversi anni sono stato anche vicino di casa di Rodolfo Maltese, che era il chitarrista del Banco, che intervistai nell'83 alle Naiadi, e poi appunto è diventato vicino. Sentivi queste canzoni mi sono proposto io, in realtà ho scritto che uno dei miei sogni era quello di realizzare uno spot che reclamizzasse il nuovo disco, ho detto mi piacerebbe annunciare il nuovo disco dei Pooh, poi gli ho mandato un demo e loro l'hanno ascoltato e hanno deciso di non farmi fare soltanto lo spot ma anche il monologo di apertura del concerto, che quest'anno il concerto si apre con una canzone che proprio di suo contiene questo monologo di 34 secondi all'inizio, che all'epoca fu interpretato dal vecchio batterista che era Valerio Negrini. Ho fatto questo monologo e quindi quest'anno, siccome i Pooh girano con un'orchestra sinfonica di una quarantina di elementi, sarà uno spettacolo veramente molto bello. L'inizio del concerto è questa orchestra che intona questa canzone, il mio monologo, e poi dovrebbero entrare loro. Presti la voce per professione, quindi sei un professionista, l'emozione normalmente non dovrebbe caratterizzare, diciamo, le note, le tue note, però forse prima delle note dei Pooh un pizzico di emozione nel ricordare quel ragazzino che da Chieti Scalo partì per conquistare, diciamo, le vette, anche per conoscere magari i Pooh, un pizzico di emozione ci sarà. Ti dico una cosa, allora, l'emozione ce l'ha più quel bambino che il Cristian di oggi. Io mi ricordo che nel 1982 andai al Teatro Massimo a vederli, perché fecero il concerto dell'epoca di un LP che si chiamava Aloha. Non avrei mai immaginato, sinceramente, esattamente 30 anni dopo, quindi nel 2012, di tornare al Teatro Massimo e di sentire la mia voce che apriva il loro concerto. Insomma, no, non ci avrei mai pensato 30 anni. Quindi Cristian Nianzante al massimo con i Pooh, con i suoi Pooh. Allora, questa era
l'altra notizia del giorno, ma sappiamo che ci sono anche dei riferimenti sportivi per questo weekend sportivo. Il Lanciano Di Maio va a giocarsi una partita difficilissima a Verona, una partita quasi proibitiva sulla carta contro una favorita della vittoria del campionato di Serie B. Quei ricordi di quella Cristian, quando a Lanciano andavi con la tua telecamera. Guarda, anche qui c'è qualcosa di inaspettato, cioè mai avrei pensato 30 anni fa, come il discorso di prima, che il Lanciano avrebbe fatto questa strada. Insomma, spesso si andava a Lanciano a riprendere delle partite così faticose, delle partite comunque di una categoria inferiore, di un inferiore che aveva sicuramente un suo seguito, ma insomma sicuramente se ne parlava soltanto qui, no? Dentro le mura abruzzesi. E invece il Lanciano per la prima volta nella sua storia ha centrato questa Serie B, adesso la vuole difendere a denti stretti. La partita di Verona è fra i più difficili di questo campionato. Vediamo come la redazione di TV6 presenta questa partita. Verona-Lanciano. Sulla carta sembrerebbe di sì, perché per ripartire la Virtus Lanciano avrebbe bisogno di qualcosa che, scorrendo la classifica, assomiglia tanto ad un'impresa. La trasferta di Verona dopo le tre sberle rimediate dall'Empoli è forse l'ostacolo peggiore che potessero ritrovarsi di fronte i rossoneri. Perché i gialloblu al Bentegodi non hanno mai perso, lasciando le briciole solo a Spezia e Novara. E perché, complice lo scivolone inaspettato del Sassuolo a Cittadella, gli scaligeri hanno puntato la vetta della classifica di Serie B, dove resistono però ancora i neroverdi di Eusebio Di Francesco. 8 punti invece che a Lanciano sono arrivati in egual misura tra impegni interni e non, con una sola vittoria in stagione, quella di Reggio Calabria, datata 25 settembre, per mano, anzi grazie al sinistro, di quel Carlo Mammarella che Carmine Gautieri ritrova dopo il turno di squalifica che gli ha fatto saltare lo 0-3 di sabato. A Verona non ci saranno Almici squalificato, Aridità, D'Aversa e Guano indisponibili. Sulla sponda gialloblu invece Caccia non ha ancora smaltito i problemi muscolari che lo affliggono. Al centro dell'attacco la chance e una maglia da titolare per il bulgaro Valery Bojinov. Ma qua non devo scalzare nessuno, anzi l'obiettivo nostro, è mio e dei miei compagni, è di vincere. Ognuno che gioca a fare il suo dovere, vincere e fare bene, e di poter lasciare il segno, no? Io spero di poter, io ti ripeto, a me fa piacere giocare con Daniele sicuramente, o con Gomez, o con Corrida, Scarozza, Grossi. Giocare è importante, giocare, io voglio giocare, adesso ho trovato la condizione, voglio giocare, è normale, però ripeto, starà a mister a decidere chi deve giocare. Io sono a disposizione, lui lo sa qual è il mio pensiero, cosa voglio, però stare a mister. Sicuramente non è facile gestire tanti giocatori che siamo noi anche davanti, però a chi tocca, ognuno di noi deve dare il massimo, deve lasciare il segno per noi stessi e anche per la Verona. Ai lati di Bojinov, Grossi e Gomez, un tridente, quello di Andrea Mandorlini, da annullare o quasi, da rendere il meno pericoloso possibile per poi provare a far male eventualmente in ripartenza. Insomma, una mission difficile sì, ma non impossibile. Missione non impossibile, invece stavamo dicendo, per quel che riguardava il tuo passato, se ci dovesse essere un film, uno particolare che può identificare, diciamo, il tuo successo, forse ci viene in mente. Forse proprio Trainspotting. Ma principalmente quello, perché è stato il primo film in cui ho fatto un protagonista molto così, un protagonista importante, nel senso che è rimasto nel tempo, però insomma veramente potrei fare un elenco. Che cosa diceva Trainspotting? Ma in realtà... Eccolo, la regia, Marco Pediconi, prontamente ce lo manda. Scegliete la famiglia, scegliete un maxi televisore del cazzo, scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Scegliete la buona salute, il colesterolo basso e la polizza vita. Scegliete un mutuo a interessi fissi. Scegliete una prima casa. Scegliete gli amici. Scegliete una moda casual e le valigie in tinta. Scegliete un salotto di 3 pezzi a rate ricopritela con una stoffa del cazzo. Scegliete il fai da te e chiedetevi chi cazzo siete la domenica mattina. Scegliete di sedervi sul divano a spappolarvi il cervello e lo spirito con i quiz mentre vi ingozzate di schifezze da mangiare.
fine scegliete di marcire, di tirare le cuoie in uno squallido ospizio ridotti a motivo di imbarazzo per gli stronzetti viziati ed egoisti che avete figliato per rimpiazzarvi. Scegliete un futuro, scegliete la vita. Eccolo, eccolo, questo era tre spot, insomma... Sì. Anche qui una certa emozione nel risentirti, no? Sì, cambiata dice, la voce. Dice, è cambiata tanto, sì. Cambiata perché ero più giovane, ma anche adulto. Perché l'ho alleggerita. Cioè, se io oggi alleggerissi nel senso di provare a rifarlo, probabilmente ci riuscirei. Scegliete la vita, capito? Vai, prova. Beh, prova a farlo più leggero. Ma adesso non me lo ricordo più, però insomma si può fare. Cosa diceva? Diceva, scegliete tutte cose così scontate. Io ho scelto di essere qualcos'altro, ho scelto di drogarmi perché la droga mi fa stare bene, che è un po' quello che disse Morgan qualche anno fa in televisione e che poi fu costretto a rimangiarsi nel paese degli ipocriti. Io nella vita mi sono fatto forse due canne a 16 anni e mi sono sentito male con la seconda. Io non ho esperienza di droga, non mi sono mai drogato, però mi sono ubriacato, però insomma ho avuto anche le mie fasi così critiche, nel senso di sballo in qualche modo, diciamo. però si può essere qualcosa di diverso al di là delle esperienze personali, anche attingendo a ciò che si è visto. La frase cult che ti è rimasta scolpita nella memoria nel corso delle tantissime dei tantissimi doppiaggi che hai fatto. Adesso le ore di doppiaggio non le citiamo perché magari sarebbe un calcolo difficile. Se dovessi sintetizzare una frase che ti è rimasta scolpita, guarda, ti dico la verità, forse proprio scegliete la vita. Sai cos'è? Io ti giuro, ricordo poco perché vivo nel presente. Cioè, io ho fatto centinaia e centinaia di film, migliaia e migliaia di ore di serie televisive, però ho sempre pensato a quello che dovrò fare domani, ok? Ecco perché non ricordo tanto. Io, per esempio, sono uno dei pochi doppiatori che si ricordano gli attori che ha doppiato. Cioè, quasi mai chiedo, ma che attore vengo a fare? Certo. Naturalmente se si tratta di un film molto importante lo devo chiedere perché non lo vado a fare a tariffa, ma allora lì è per una contrattazione. Ti metti lì e produci, diciamo. E produco, è solo per una questione economica che a volte chiedo chi vado a fare, ma no, perché oltretutto faccio anche parte di una generazione che non è abituata a tenersi gli attori, cioè oggi tutti doppiano tutto per motivi vari, insomma comunque sia nessun doppiatore ha un'esclusiva su un attore, ormai questo da tanti anni, era rimasto forse giusto Oreste Lionello su Woody Allen, cos'è? Questo siamo sempre su Renton, sì, su Ewan McGregor, dicevo era rimasto giusto Oreste Lionello su Woody Allen, morto Oreste Lionello non c'è più nessuno che possiamo dire ha doppiato sempre quell'attore. Oh, stavi dicendo, pensi sempre anche a quello che dovrai fare domani, però devi pensare anche a quello che dovrai fare oggi, visto che sì, tu sei anche tra sì, i docenti di una sì, scuola di doppiatori a Pescara. Fra un'ora e mezza si comincia il corso di Pescara, dopo tanti anni. Corso di doppiaggio? Sì, io e Roberto continuiamo ancora a resistere, questo ci fa molto piacere. Che anche questa mattina questo? Decimo. Anche decimo questa mattina anno, avremo anni, una ventina di persone ed è una bella esperienza. Quanti doppiatori abruzzesi ci sono? Beh, guarda, ti dico la verità, una quindicina, poi che lavorano davvero, nel senso che proprio ormai lo fanno come professione fissa, penso una decina di persone, è una media buona invece, perché... Quindi un doppiatore all'anno. Tu devi sapere che l'80% della gente non viene con una motivazione professionale, le persone vengono anche per fare un'esperienza, per diletto, per curiosità, non tutti hanno poi intenzione di prendere la valigia e partire, no, poi molti hanno anche una certa età. Per certe età non intendo 60 anni, anche perché abbiamo pure messo ormai un limite a 50, anche se non l'abbiamo raggiunto, quest'anno abbiamo una media bassa e ci fa piacere avere insomma molti giovani. Però dico, insomma, le persone che ormai hanno 35-40 anni non possono pensare di cominciare questo mestiere a un'età che non te lo permette più. Quindi ci sono tanti. 10 anni, 10 doppiatori. No, non è mai, anche perché 10 doppiatori bravi. Dovessi indicarne uno? Di più di uno, direi Guido Di Naccio di Pescara, che sta facendo cose bellissime.
Francesco Di Francesco, Francesco Cavuoto, una ragazza si chiama Alessia Rubini, poi abbiamo la degli Innocenti, che una ragazza, pensa, noi facciamo questo corso 5 anni anche a Firenze, ma lei venne a Pescara perché era 7 anni fa, no? Questa è una ragazza che è molto giovane, ha nemmeno 20 anni mi sembra, o comunque insomma ne avrà compiuti 20 quest'anno, che a mio avviso diventerà una molto importante, farà sicuramente delle grandi protagoniste, ed è stata una delle nostre migliori allieve. Parliamo di te perché siamo in chiusura, prossimi film, ma anche film che hai appena doppiato. Ma guarda, film in questo momento al cinema, appunto, c'è questo The Words e credo e poi c'è Coogan, che è un film con protagonista Brad Pitt, ma siccome è un film abbastanza corale, cioè c'è lui diciamo come protagonista assoluto, ma poi ci sono 7-8 nomi molto importanti. Io faccio un antagonista insomma che nel film c'è parecchio, che è un ruolo molto difficile, oltretutto interpretato da un attore straordinario. Molto difficile, ma il cuore va tutto al 1° dicembre, sì. Ricordiamo, sì. Al massimo, un Christian Jansante che va al massimo con i Pooh, voce con un monologo iniziale per il concerto dei Pooh a Pescara. Siamo arrivati alla fine, ringraziamo Christian Jansante che ha avuto la cortesia di svegliarsi presto e essere qui con noi questa mattina con TV6, grazie Christian, arrivederci presto. Noi invece ci vediamo sempre con presto lunedì prossimo, sempre alla solita ora. Arrivederci.